compito al professor Fulvio Conti, che ringraziamo moltissimo per aver accettato questa piccola sfida intellettuale di venire a parlare del suo libro Massoneria e Religioni Civili, e poi chiuderemo la serata. Prego, professor. Grazie, no, da parte mia prima di tutto un grazie sentito per avermi invitato qui questa sera a questa bella presentazione. Raramente mi è capitato di partecipare alla presentazione di un mio libro così articolata, così ricca, così stimolante, tale da rendere anche così faticosa adesso tirare le conclusioni e raccogliere gli stimoli che sono arrivati. Grazie anche perché non è captatio benevolenze, ma per avermi consentito di ritornare in questa terra che è entrata nel mio cuore e c'è entrata passando da Caprera. Ecco anche il motivo di questa isola che ritorna frequentemente. Credo di aver scritto alcune pagine di questo libro a Caprera, a Maddalena, alla Maddalena, ma guardando Caprera. Sicuramente ho corretto delle bozze lì e quindi il respiro dell'isola, di quei blocchi di granito, di quelle spiagge così belle, c'è. Fra l'altro, proprio mentre mi trovavo quest'estate nel mese di luglio a Caprera, lo raccontavo poco fa a Idimo Corte venendo qui, mi è arrivata un'altra proposta editoriale a cui non ho potuto dire di no. Mi si chiedeva di scrivere una breve storia dell'anticlericalismo per un volume, per un'opera molto grande che sta curando Alberto Melloni, studioso di storia della Chiesa, editorialista del Corriere della Sera, che uscirà nel 2011, sarà Cristiani d'Italia. In una grande opera con 100 saggi su tutti gli aspetti della presenza cristiana in Italia, mi ha chiesto di scrivere un saggio sulla storia dell'anticlericalismo. Mi è arrivata questa email la mattina a veranda e mi vedevo Caprera lì di fronte, gli ho risposto: come non posso dirti di no, qui sarebbe un tradimento e quindi la devo fare. E adesso però pago il conto perché va consegnata entro la fine di giugno ed è un dramma, insomma. Caprera, a luogo di questo, è stato secondo me giustamente sottolineato quel momento nel 1882 in cui Francesco Crispi convince, per la verità senza troppi sforzi, la famiglia che è bene non fare la cremazione di Garibaldi, ma far sopravvivere questo luogo di culto, un luogo dove, dice Crispi, la frase è proprio sua, si debba coltivare la religione della patria, no? Che debba essere un luogo che si aggiunge, un sacrario della patria che si aggiunge al Panteo, a Roma, dove sono le tombe, la tomba di Vittorio Emanuele II, e che si aggiunge al cimitero di Staglieno, dove c'è la tomba di Giuseppe Mazzini. Fra l'altro, tanto per rimanere nel macabro, poi spero di finire con una nota più leggera, nel mio libro si parla anche di Mazzini, non solo delle sue idee, non solo del suo essere non essere massone. La massoneria cerca... Mazzini fu molto vicino alla massoneria, molti mazziniani furono massoni, ma Mazzini non lo fu e io nel libro cerco di documentarlo. Però quando Mazzini morì, anche per i mazziniani e per molti mazziniani massoni, fra i quali Adriano Lemmi per primo, che si precipitarono a Pisa nella casa della famiglia Nathan Rosselli, anche lì filoni che ricorrono di questa tradizione democratica italiana, fra l'altro con congiunzioni ebraiche già più volte evocate e ricordate, dicono: Mazzini, adesso che facciamo? Intanto dobbiamo fare un bel funerale, e quindi si pongono il problema di mantenere la salma in condizione di essere vista per più giorni, per più settimane, e quindi viene presa la decisione, fra i primi nella storia delle figure non religiose italiane, venne presa la decisione di imbalsamare Mazzini. Mazzini, quando è morto, è stato imbalsamato. Fra l'altro è stato imbalsamato da uno scienziato massone, Paolo Gorini, dell'Università di Pavia,
che guarda caso in quegli stessi anni faceva ricerche sul trattamento dei corpi che andavano in direzioni opposte. Da una parte stava studiando la cremazione, non solo la cremazione, anche liquidi che dissolvessero i corpi, perché si poneva in ambito medico e massonico, era uno dei problemi della modernità, quello di trovare, garantire alle città condizioni igienico-sanitarie migliori. E uno dei centri di produzione di malattie, di infezioni, eccetera, erano proprio i cimiteri dentro le città. Quindi, da una parte cercava di distruggere i corpi, dall'altra studiava le tecniche di imbalsamazione. E uno sui quali, una delle persone su cui sperimentò queste sue capacità fu proprio Mazzini. Mazzini fu quindi imbalsamato e venne fatto un lungo funerale itinerante per varie città italiane fino a portarlo a Genova. Poi ci si accorse che in fondo le cose non erano andate così tanto bene e venne, l'anno successivo, venne inumato in un tempietto nel cimitero di Staglieno che ha chiari simboli, chiari riferimenti massonici. I corpi poi non hanno pace nemmeno da morti. Qualcuno si ricordò di questa storia di Mazzini imbalsamato tanti anni dopo, quando cioè in Italia si coronò in sostanza quello che era stato il grande sogno di Mazzini, e cioè la Repubblica. Dopo il 2 giugno 1946, quasi nessuno lo sa, nel libro racconto questa storia, peraltro riprendendola da un volume di Sergio Luzzatto, un altro grande studioso che si è occupato di questi temi. Dopo il 2 giugno 1946 qualcuno si ricordò che c'era un simbolo, un'icona della Repubblica, cioè il corpo di Mazzini imbalsamato. Venne riesumato e venne fatta un'ostensione della salma di Mazzini, risistemata un po' a dovere. Ci furono alcune decine di migliaia di persone che nel 1946 andarono a rendere omaggio alla salma di Mazzini. Questo che cosa ci dice? Ci dice che comunque un bisogno di simboli, un bisogno di sacralità in qualche modo, un bisogno anche di santi laici, se vogliamo, è presente. E ecco, allora, le ragioni di questo libro, cerco di farla abbastanza breve, le ragioni di questo libro, in fondo, Benedetto Croce diceva la storia è sempre storia contemporanea, cioè lo storico trae sempre stimolo dalle vicende della contemporaneità, dalla società nella quale è immerso. Ecco, ovviamente traggono le ricerche che sono poi confluite in questo volume, hanno tratto stimolo e sollecitazione dalle vicende dei nostri giorni. In questi anni, soprattutto dal 1989 in poi, con i grandi cambiamenti anche del nostro sistema politico italiano, tutti i vecchi partiti sono scomparsi, ne sono apparsi di nuovi, ci siamo interrogati, sociologi, politologi, antropologi, esiste una religione civile in Italia? Si è formata un'identità nazionale, un sentimento patriottico? Dopo il 1989 sono venuti meno i grandi paradigmi che avevano identitari, che avevano caratterizzato l'età repubblicana, l'antifascismo, la resistenza, lo stesso risorgimento, se vogliamo. Si è prodotto questa opera di revisionismo su cui già più d'uno degli autori, degli studiosi che mi hanno preceduto si è soffermato, l'uso pubblico della storia, l'uso strumentale della storia, ce lo troviamo tutti i giorni aprendo i giornali, guardando i telegiornali, e chissà che cosa non accadrà ancora nei prossimi mesi. Siamo a 20 giorni dalla rievocazione della spedizione dei Mille e tutto quanto il seguito. Ma ricordate anche un'opera centrale in questa opera di revisione, che non è soltanto le Pellicciari e tutto quel ciarpame storiografico neoborbonico, legittimista, eccetera. Quello non è. Però l'impatto di un'opera come quella di Ernesto Galli della Loggia, La morte della patria, per esempio, una rilettura del post 8 settembre, con l'intelligenza e la finezza interpretativa
di un Ernesto Galli della Loggia, e quindi la capacità di sollevare dibattito, di avere eco nella stampa e nell'opinione pubblica. E quindi il permanere dopo, l'affermarsi dopo di due grandi famiglie politiche, quella cattolica democristiana, quella comunista dall'altra parte, tutte e due connotate da ideologie antinazionali, nelle quali la patria non aveva un ruolo centrale, in quella comunista assolutamente, in quella cattolica se c'era era un patrimonio recente che risaliva tutt'al più al periodo della Grande Guerra, ma comunque non era centrale in quelle ideologie. Quindi lo stimolo di riflettere un po' su questi temi, fra l'altro raccogliendo sollecitazioni anche delle tendenze storiografiche degli ultimi decenni che ci hanno spinto un po', sollecitato a studiare queste cose piuttosto che quelle che magari si studiavano fino a 20 o 30 anni fa. Dall'altra la massoneria, la questione massoneria. La questione massoneria, lo ha detto bene anche Aldo Borghesi nell'intervento che mi ha preceduto, una conoscenza limitata da parte di molti. Per molto tempo, almeno per quanto riguarda la massoneria dell'Ottocento e del Novecento, limitata al solo libro di Aldo Mola, mentre invece la produzione sul Settecento è molto più qualificata, molto più alta, Giarrizzo, Frankovic e altri. La conoscenza era molto limitata, molto frammentata, e nello stesso tempo però a fronte di questa conoscenza limitata c'era la grande teoria del complotto, cioè l'idea che insomma parlavi in qualunque ambiente e questa è la massoneria, è ambienti massonici, il concorso all'ospedale, c'è la massoneria dietro, il risorgimento, la massoneria, la rivoluzione francese, la massoneria, il fascismo, la massoneria, l'antifascismo, la massoneria. E allora studiamo questa massoneria, andiamo un pochino a vedere che cosa c'è dietro, soprattutto rifiutando da parte mia, credo, uno studioso, fra l'altro non massone, ma uno studioso che si è posto, ha cercato di porsi su un piano di serietà e di rigore scientifico, rifiutando questa specie di reductio ad unum che era l'interpretazione della massoneria di tre secoli di storia massonica sulla base del paradigma P2 e Licio Gelli, insomma.